La Regione Lombardia ha approvato ieri sera il Fondo per l'innovazione e l'imprenditorialità del settore dei servizi alle imprese, destinandone la gestione a Finlombardia SPA, società finanziaria della Regione Lombardia. Il fondo, la cui dotazione iniziale ammonta a 6.470.000 euro, è destinato a micro, piccole e medie aziende che operano nel settore dei servizi alle imprese e mira a sostenere l'innovazione e lo sviluppo competitivo delle imprese sul mercato nazionale e internazionale. Beneficeranno in particolare del fondo quei progetti di qualità in grado di garantire un miglioramento competitivo delle aziende esistenti o un posizionamento competitivo per le nuove imprese. Un intervento importante questo per un settore che negli ultimi anni è cresciuto parecchio, così come ci ha sottolineato Marcello Raimondi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia. Sono interventi particolarmente significativi, innanzitutto perché vanno sulle piccole imprese e le piccole imprese in questo momento soffrono molto e hanno pochi ammortizzatori, cioè poche ancore di salvezza in un momento così difficile. La Regione Lombardia viene proprio incontro a questo tipo di imprese, piccole imprese nel settore dei servizi. Si ha tutti in mente i settori industriali, i settori commerciali, un po' meno ci sfugge il settore dei servizi, che è un settore che è cresciuto moltissimo negli anni scorsi e che però giocoforza è molto legato agli altri settori, soprattutto i settori produttivi. In questo momento è in crisi anche quello. Noi mettiamo a disposizione dei fondi che vanno incontro proprio alle necessità del settore dei servizi, che non sono non è un settore che ha bisogno di macchinari, attrezzature, capannoni, eccetera. Ha bisogno, lavora molto sulle competenze delle persone. Le agevolazioni proposte consistono in contributi per un massimo del 50% della spesa da affrontare, di cui il 25% fondo perduto e 25% a rimborso per un importo complessivo non inferiore ai 20.000 euro e che non superi i 250.000 euro.